La situazione sanitaria regionale e tarantina in particolare è davvero penosa. Mentre Taranto dovrebbe avere una corsia preferenziale, dovrebbe avere, come dire, un'autostrada libera, visti i guasti ambientali, i disastri ambientali che ci produce la grande industria, e quindi bisognerebbe compensare con un'offerta sanitaria adeguata, qui i diritti degli ammalati di Taranto vengono calpestati ogni giorno. Responsabilità enormi da parte della Regione Puglia. Anzi, dico di più, non prendiamocela con i medici, con gli infermieri, con i paramedici, questi sono degli eroi, più di tanto non possono fare perché è la macchina amministrativa regionale che non funziona. Vi voglio rappresentare una situazione assurda, qui sono davanti al CUP, un signore mi ha prospettato questa situazione, ha problemi cardiologici seri. Il cardiologo e quindi poi il medico di base hanno chiesto un test da sforzo cardiologico da farsi entro 10 giorni. Sapete come sono le ricette? C'hanno la lettera B che sarebbe c'hanno la lettera U che sarebbe urgenza, quindi fare la prestazione entro 3 giorni, B a breve e quindi 10 giorni, e poi c'è quella programmata che, diciamo, non ha questi limiti di urgenza. Bene, la persona si collega. E cosa trova sul portale? Non vi sono date disponibili. L'esame non è proprio contemplato come date, nonostante vi sia una prescrizione di svolgimento, di esecuzione della prestazione entro 10 giorni. Ma stiamo scherzando? Una persona con gravi problemi cardiaci, si vede scritto non ci sono esami disponibili. Quando e voi me lo insegni, caro Emiliano, me lo insegna direttore generale Colacicco, quando che è una persona che stimo, Colacicco, molto disponibile, ma voglio rappresentare questa situazione perché è assurda. Se un cardiologo ti sta dicendo c'è l'urgenza di fare questa prestazione, io non mi posso sentir dire che non vi sono date disponibili, perché sennò a questo punto, se la persona dopo 10 giorni o prima dei 10, diciamo dopo i 10 giorni, muore, a questa persona viene un infarto, chi risponde per la mancata esecuzione della prestazione e quindi per la mancata individuazione della patologia specifica con quindi relativa diagnosi e relativo piano terapeutico? Cosa facciamo? Ci piangiamo il morto? Cosa farà questa persona poi se malauguratamente non dovesse farcela? Cosa fa questa persona? Deve chiedere i danni? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando davvero per una situazione del genere? Questo ho voluto farvi un esempio, ma potremmo fare anche il caso di prestazioni fisioterapiche, anche nelle, non solo nelle strutture pubbliche, ma anche nelle strutture convenzionate. Leggi, arrivi a metà mese e si dice non ci sono, il budget è esaurito, parlo delle strutture convenzionate, strutture private convenzionate, le strutture pubbliche è sold out, la persona che si è rotto un piede e che deve fare riabilitazione, che fa? Deve aspettare 15 giorni, 20 giorni per fare la riabilitazione? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? E allora, cari consiglieri regionali, sia di maggioranza sia di opposizione, datevi una bella regolata, datevi una bella svegliata, perché qui stiamo parlando di diritti negati, qui stiamo parlando di cittadini che rischiano di crepare. E quando il signor Emiliano viene a fare lo show mediatico a Taranto sulla sanità, quando dice di amare Taranto, sappiate tutti i cittadini, che il signor Emiliano viene solo a fare show a Taranto, a fare passerella, perché è un grande attore e anche politicamente ipocrita, perché io la prossima volta che lo vedrò, gli ho sempre detto in faccia quello che pensavo, ma non appena verrà, io gli sbatterò in faccia queste carte e dirò: scusa, una persona che deve svolgere un test cardiologico, un test da sforzo cardiologico, quello sulla cyclette per capirci, e non lo fate fare e non glielo fate eseguire nonostante la prescrizione di 10 giorni, ma voi ci siete o ci fate? Caro Emiliano, ma tu stai prendendo per il culo i tarantini? Stai giocando con la vita dei tarantini? Non appena verrà dirò queste cose in faccia, come ho sempre fatto.